Ciao a tutti, oggi pomeriggio sento il bisogno di fare questo video così sui tarocchi che sto studiando, un video assolutamente esplorativo di un mondo immenso che non ha nessuno scopo in questo caso, in questa fase mia, insomma, di tipo predittivo o insomma di indagine, insomma, il cosiddetto approccio dal fare i tarocchi, io sto semplicemente studiandoli e trovo che il libro di Wirth sia incredibile, questo, perché svela insomma la complessità di questo mondo, tenta di dare informazioni su questo mondo immenso. Innanzitutto saltano all'occhio alcune differenze, guardate questi tarocchi in dotazione al volume di Wirth e guardate la differenza con quelli di Jodorowsky, presenti i tarocchi cosiddetti marsigliesi, no? Sono molto diversi. Preferisco, ma è un parere soggettivo, questi qua, secondo me sono molto più belli, però insomma è un parere del tutto soggettivo. Il libro di Jodorowsky è un altro manuale fondamentale. Importante, se mi premeva, mi colpiva insomma nell'analisi dei tarocchi. Adesso siamo nella fase insomma immensa che non può essere contenuto o spiegata in alcune pagine, quale quella lì appunto dei tarocchi con un approccio di stile cabalistico, no? Mi ha colpito molto. Veramente di una complessità notevole. Leggo alcune cose dal ternario sintetico. In particolare, Wirth fa riferimento alla carta del matto e ci dice che è utile inglobare a questo punto il complesso dei sette ternari in un'unità suprema raffigurata dal matto, simbolo dell'En Sof, senza fine, infinito, ignoto degli ignoti, mistero dei misteri. Questa notte originaria, vuoto, nulla, abisso da cui tutto proviene, da cui tutto ritorna, sembra non essere niente, sebbene possieda la sola esistenza eterna e immutabile. È l'essere non essere che confonde la ragione col suo aspetto assurdo e contraddittorio. Ripeto, che confonde la ragione con il suo aspetto assurdo e contraddittorio, ma le si impone come ineluttabile e necessario. Gli viene assegnato come geroglifico un occhio chiuso, un disco nero e lo zero, zero della nostra numerazione. In rapporto al nostro sapere abbiamo qui l'unità indifferenziata, ciò che, sebbene ci appaia come se non esistesse affatto. Uniformità assoluta non offre infatti la minima presa alle nostre percezioni subordinate alle leggi dei contrasti. Percepire è quindi sinonimo di distinguere, ma ciò che noi distinguiamo è infinitesimale di fronte a ciò che rimane confuso nell'unità indiscernibile. Tutta la nostra scienza si perderà sempre come un atomo nell'immensità della nostra ignoranza. Così il dominio del matto deve avvolgere e quasi sommergere quello di tutti gli altri arcani. Infatti, questa disposizione degli arcani consigliata da Wirth è straordinaria perché consente il matto appunto a sta sopra e poi consente, diciamo, cosmogonia limitata in questo caso agli arcani maggiori, e vabbè, insomma, bisognerebbe addentrarsi poi in ciascuna filiazione di questa carta, appunto, come la definisce lui, dell'infinito, dell'ignoto degli ignoti. Il primo, insomma, elemento.